Buongiorno ragazzi, oggi nuovo giorno a Londra. Come avevo già detto in precedenza, oggi si va al Madame Tussauds. Ok, ci incamminiamo, siamo per strada, una bella giornata di vento, però non sta piovendo e va bene così. Ci dirigiamo, come già detto, verso il Madame Tussauds. E prima di andare lì vorrei fare una tappa in qualche Starbucks per caricare il video del primo giorno di Londra, sperando che riusciamo a poterlo caricare. E ci vediamo dopo.
Eccoci qui, sto cavando il microfono, scalinata Marvel. Adesso qui alle mie spalle, non so se riuscite a vederlo, c'è un Hulk enorme. Oh. Comunque ragazzi, un'esperienza bellissima il Madame Tussauds, da fare 35 pound spesi bene. Soprattutto non ho potuto registrare perché c'era l'attrazione in 4D del Marvel Super Hero. Vabbè, via, non si può parlare. Non so se ho filmato l'entrata, ma spero di sì. Adesso siamo usciti, andiamo verso Soho e Chinatown. Metterò qualche ripresa, speriamo, perché sta scendendo il buio. Comunque, come vi dicevo, scusate se non ho ripreso l'entrata, dentro ho fatto qualcosa. C'è stata anche una parte di storia d'Inghilterra. Ragazzi, è difficilissimo parlare con questo freddo. Ragazzi, un attimo mi fermo qui dove non c'è freddo. Comunque, come vi dicevo, è stata un'esperienza bellissima. L'unica cosa è che non riesco ad avvicinarmi all'estate, non li riesco a toccare, mi fanno senso, purtroppo, non lo so. Fatemi sapere se anche voi fa impressione vedere quelle statue. Sì, lo so, sono finte, ma essere finte però fanno troppa impressione perché sembrano troppo vere. Non sto riuscendo nemmeno a parlare. Comunque, vi lascio, ci vediamo dopo. Noi andiamo a Chinatown e Soho. A dopo. Honey, though our friendship ceases from now on.
hotel. Non so i capelli come ce li ho. Ok, possono andare. Il Madame Tussauds è da fare, è stupendo, spettacolare, soprattutto, come già detto, l'attrazione della Marvel, che comunque quando Hulk batteva le mani ti arrivava l'aria, oppure starnutiva ti arrivava l'acqua. Stupendo, è stato bellissimo. Poi siamo passati da Chinatown e Soho. Chinatown bella, cioè sembra di essere in Cina, l'odore, le papere affumicate, i polli appesi fuori, comunque una cosa bella, bella, bella da vedere. Soprattutto le quattro entrate che si vedono attorno a Chinatown, ci sono questi, non so come si chiamano, comunque delle porte di entrata. E noi volevamo andare agli studi della Warner Bros. Per fare l'Harry Potter Tour, solo che abbiamo visto è fino al mese di marzo e aprile siamo sold out, i biglietti sono sold out. No, non sapevamo di questa cosa, perciò se volete venire a Londra prenotate prima i biglietti, mi raccomando. Costano sul 65-70 euro a persona tutto il tour completo. Non so se ne vale la pena, perché non vi so dire, però chi è appassionato del genere, secondo me vale la pena fare un giro del genere. Mentre sei a Londra è una delle attrazioni principali, dopo Big Ben, London Eye e tutto il resto. Il video finisce qui. Mi raccomando, commentate, condividete, lasciate like ed iscrivetevi al canale per non perdervi tutti i prossimi video in uscita. Ciao! Please don't talk about me when I'm gone. Oh honey, though our friendship ceases from now on. If you can't say anything real nice, it's better not to talk at all, is my advice.